Gli ultimi saranno i primi. Special guest Ale Cattelan qui con Pastor a giocare con noi. Prima giornata, 22 settembre 2013. Ci fu un Sassuolo-Inter 0-7. In questa partita segnò un giocatore che ha fatto il suo unico gol in Serie A con la maglia dell'Inter. Con la maglia dell'Inter, non in assoluto. Non in assoluto, con la maglia dell'Inter. Fece il secondo gol. Ce l'hai, Pastor? Penso di sì. Prova a dargli qualche indizio. Allora, ha giocato con altre squadre di Serie A, tipo il Bologna. Giusto, l'ha già detto il Pastor. Gioca centrocampista, non voglio dire... Gary Medel. No. E... africano. Nordafricano. Sì, scusate. Tyder. Bravissimi. Prossimo, 5 dicembre 1999. Inter Udinese 3-0. Gol all'esordio. Nello Russo? Proprio lui. Esatto. Proprio lui. Terzo, 15 febbraio 1998. Inter Lecce 5-0. 98 Inter Lecce. Dovrei avere Mauro Milanese. Bravissimo, giusto. Grande Ale. Mamma mia, giusto. Senza neanche l'aiuto di Pasta. Giusto. 11 gennaio 2015. Molto più recente. Inter Genoa 3-1. Fa gol. Oddio, adesso forse. Allora, quando è? 2015. Grande giocatore che all'Inter non ha lasciato troppa traccia. Era un po' fine carriera. Nemagna Vidic. 4 su 4 per ora. Ve ne mancano gli ultimi due. 23 gennaio 1994. 1994. Cremonese Inter 1-4. Questo 94? È tosta. Questa è un po' una pastorata. Sì. Allora, 94 chi potrebbe essere? È un terzino sinistro, secondo me. È un difensore. Ha fatto un gol solo, un difensore. È uno tipo di ragazzini che sembrava potessero fare e poi sono un po' spariti, o ha fatto una carriera? Secondo me era già bello grande quando c'è, cioè, adesso era, non era grande, vecchio, però era nel pieno della carriera. Sì. Carriera sì, comunque discreta. No, volevo cercare di dargli quell'aiuto, ma senza arrivare facilmente. Perché lui lo sa intanto. No, certo, lo so. Certo. Ha avuto un parente che ha giocato anche lui nell'Inter. Anche in quegli anni, giusto? È lui? Credo sia lui. No. A Paganin? Antonio Paganin. Antonio Paganin. M. Paganin, che ne ha fatti un po' di più, ma fece il primo gol che io vidi dal vivo allo stadio, purtroppo nella nostra porta, in un Inter Cagliari 1-2. Esatto. L'ultimo, per chiudere in unplan, molto recente, 28 aprile 2015, stessa stagione di Vidic. Udinese Inter 1-2. Sì. Ce l'ha già. Sì. Grande personaggio. Personaggio che si fece molto apprezzare anche sui social in quel periodo breve all'Inter. Faceva cose bizzarre sui social. Però, grande campione, un po' alla Vidic, un po' meno come spessore, però super giocatore. Sì, mi ricordo perfettamente una bomba da fuori, Luca Podolski. Podolski! Doveva giocare a bocce poi con gli anziani. Sì. Esatto. Bravissimi.